Firmato questa mattina in prefettura a Torino il nuovo protocollo per la sicurezza sul lavoro insieme all'ispettorato, allo Spresal e alle organizzazioni sindacali. Obiettivo: creare una prassi consolidata di segnalazioni qualificate. Il servizio di Emanuela Gatti. Segnalazioni qualificate e precise sulle mancanze di sicurezza nei luoghi di lavoro le raccoglieranno i sindacati, che le inoltreranno poi agli organi di vigilanza. Questa è la novità del nuovo protocollo per la sicurezza sul lavoro firmato oggi in prefettura a Torino. Vorremmo che possano arrivare agli organi preposti alla vigilanza segnalazioni precise, circostanziate, in modo tale che si possa orientare meglio anche l'attività di prevenzione, e speriamo che l'efficacia sia quella della riduzione in prospettiva degli infortuni sul lavoro. Gli organi preposti, e cioè Ispettorato del Lavoro e ASL, che così, questa è la speranza, potranno districarsi meglio nel mare magnum delle situazioni da verificare. Le segnalazioni fino ad ora erano delle segnalazioni spot, non erano circostanziate e molto spesso erano anonime, quindi arrivavano non tutte quante a interessare tutti gli organi di vigilanza preposti. Resta il tema della scarsità del personale preposto ai controlli. L'Ispettorato del Lavoro assicura: facciamo del nostro meglio, ma i numeri sono ancora scarni. Circa un'ottantina di ispettori del lavoro, suddivisi tra ordinari principalmente, poi tecnici. Tengo a dire però che recentemente, a seguito degli ultimi concorsi, l'organico è stato incrementato, sono arrivati nel corso dell'ultimo anno prima gli ispettori ordinari e adesso una trentina di ispettori tecnici, che però proprio appena arrivati sono in fase di formazione. Ci si affida anche a loro per invertire una tendenza che vede il Piemonte al di sopra della media nazionale come numero di infortuni sul lavoro.